Arrivano le deleghe per i sottosegretari del Ministero dei Beni Culturali. A Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle andranno la digitalizzazione del patrimonio e le attività per ricostruzione post-sisma. Gianluca Vacca era arrivata all'Aquila per la prima volta lo scorso 28 giugno, impegnato in una serie di riunioni e di sopralluoghi. Il sottosegretario in quell'occasione aveva affermato che, a prescindere dalle deleghe, avrebbe seguito da vicino questa nuova fase di ricostruzione del capoluogo e dei territori del centro Italia colpiti dal sisma. Poi è arrivata la delega. Il sottosegretario al MIBAC, si legge nel decreto, è delegato a coadiuvare il ministro Bonisoli nelle attività concernenti la ricostruzione e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito dagli eventi sismici, ma anche l'attività di promozione e coordinamento degli interventi di digitalizzazione e innovazione che riguardano i beni culturali, paesaggistici e archivistici, unitamente all'attività relativa al diritto d'autore e alle funzioni svolte dalla SIAE. Vacca è delegato anche a curare le attività di promozione che riguardano l'intera materia dell'educazione, della conoscenza del patrimonio culturale, della ricerca e del restauro, attraverso la realizzazione di intese e accordi con il Ministero dell'Istruzione e dell'Università. L'articolo 2 del decreto prevede che al sottosegretario Vacca è delegata anche, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, la firma di decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero e delle richieste di integrazione di competenze cassa. L'articolo 3 prevede che nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il sottosegretario firmi relativi atti e provvedimenti, inclusi accordi e protocolli d'intesa con la Regione e gli enti locali. Vacca è anche incaricato di rispondere in armonia con gli indirizzi del Ministro alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze. All'articolo 4 invece si prevede che resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.